Siamo tornati per la seconda serie e io avevo letto un tweet, perché in questi 30 minuti ti diverti a leggere un po' i tweet, dicendo che cosa serve allora lo stun in questo gioco, perché dopo quello che ha fatto Nobody è stato disgustoso. Avevo letto anche un altro tweet molto interessante riguardante il fatto che l'anno scorso abbiamo scoperto che nessuno può essere migliore dell'Aud, e infatti nessuno è stato migliore dell'Aud. Nessun, nobody. Nobody was better than loud. In fact, nobody was better than loud. Ok, ho apprezzato. Anche la tua delivery è stata. Sarà anche l'ora del mattino, ma con la tua delivery mi hai stunnato meglio di quanto abbia fatto Breach con Nobody stesso. Complimenti. Ci ho messo anche del tempo. Un po' mi vergogno, però mi do la giustificazione dell'ora. Siamo in piedi infatti dalle 4, noi della broadcast crew di Val League, per portarvi altra giornata di Masters di Tokyo. Oggi giornata di Elimination Match. Abbiamo appunto finito ormai una mezz'oretta fa, 20 minuti fa, di raccontarvi il 2-0 secco che gli EDG hanno inflitto alla controparte, una delle favorite, i Loud, per la vittoria finale di questo Masters di Tokyo. Questo vuol dire che dobbiamo dedicarci all'altro elimination match, quello che riguarda invece DRX ed NRG. Questo vuol dire che, come ricordava il buon Tombitz, retweetato anche da Etrurian, potremo finire la giornata con una sola rappresentante per VCT Americas. Forse delle tre, quella che meno ci si sarebbe aspettati andasse avanti. Gli Evil Geniuses, che sono ancora in upper bracket e che si incontreranno domani con i nostri Liquid, se ricordo bene il bracket. Lo ricordo bene, sarà il primo match di domattina. Allora, il discorso è questo, Wally. Il discorso è che secondo me gli Energy hanno avuto una bella botta dai Fnatic. I Fnatic hanno dimostrato di essere il team più performante dal lock-in fino ad ora. Con i Loud che se ne sono andati in AV e hanno fatto ciao group stage, sono il team di quella top 4 insieme a DRX. Se mi sbaglio, vado a memoria che i DRX sono arrivati top 3 al Champions, questo sono sicuro. Sì, dello 15. Top Sì, dell'Okin. No, 3 o top 4? Sì, non mi pare abbiano giocato terzo o quarto a no, memoria. comunque in top 4, mettiamola così. E i Fnatic hanno dimostrato di essere il team più performante sul lungo periodo, da quando è finito il Champions 2022. Però gli Energy, secondo me, ieri, cioè ieri, il 17, quindi ieri là, ieri, non hanno mostrato veramente quello che possono fare gli Energy. Cioè, secondo me, chi veramente ha dimostrato meno sono gli Energy ieri. Gli Energy hanno Hardis, che è un giocatore mostruoso. Secondo me, mi piace tantissimo, può giocarti qualsiasi cosa. Potrebbe anche prepararti il caffè e vincere una ranked. Impressionante. E sono gli ex Optic in alcuni casi, e gli Optic l'anno scorso erano i top 2 al mondo. Insomma, mi aspetto qualche cosa oggi contro dei DRX, che parlava anche G-Jack, dal punto di vista di quello che hanno mostrato dopo il lock-in si sono un po' persi. Anche provando appunto questi avvicendamenti di roster che hanno scombussolato un po' l'ordine naturale del quintetto, dirò, arrivando a questo elimination match, guardando al recente tracciato delle due squadre, mi viene difficile dare favoriti gli Energy, perché è vero che sono stati dei DRX deludenti contro i Paper Rex, ma la seconda parte della serie, quando siamo andati effettivamente molto close nel Realm di mappa 2, quindi abbiamo avuto mappa 1 abbastanza dominata, era stato un 13-10 in realtà, con però qualche round perso per strada dai Paper Rex sul finale. Poteva finire benissimo 13-6-13-7. Bind poi ha appunto rimostrato le qualità dei DRX una volta ingranato, e ci auguriamo ingranino subito. Vediamo questo map veto perché è super super importante per andare a capire
quanto si sposterà la lancetta in favore di una o dell'altra squadra. Lotus e Fracture che saltano. DRX come prima mappa vanno su Pearl con naturalmente gli Energy che chiedono attacco. Questo è un territorio molto 50-50 su cui vogliono partire i DRX. Even seconda mappa, direi qui un ago della bilancia che si sposta in favore degli Energy per le prime due mappe a mio avviso. Se poi poco e quello che è il verdetto sulla carta è assolutamente un verdetto da prendere per assoluto. Bind mappa molto debole, secondo me più degli Energy che dei DRX. Strana selezione da parte di DRX, il primo veto di seconda rotazione su Bind. Capisco invece come Ascent sia un po' scomoda entrambe. Si va su Split, una Split su cui ieri i DRX non hanno performato da subito benissimo, ma su cui hanno ancora tanto margine di crescita. Quindi siamo pronti per questa serie, siamo pronti per quest'ultima serie di giornata. Wally, però voglio fare una domanda a te off topic, poi ritorniamo in game. La voce che si sente quando chiama i team, secondo te è un modulatore vocale, diciamo tipo quello che abbiamo noi su Windows che ti dice le parole che scrivi o una voce reale? Perché sai chi è secondo me? Io ti so dire chi è secondo me, un nome e un cognome. Il nome di questa voce, secondo me, è Ellen McLean, che è la doppiatrice di GLaDOS, la voce narrante di Portal, che è una storica doppiatrice. Sì. Ha fatto anche un sacco di voice line su Half-Life, su Team Fortress, su Dota 2. Non sono sicuro, ma mi fa venire proprio quelle vibes lì. Indagherò, ma perché? Mi sembra proprio la voce di Ellen McLean. Perché hai sentito quando dice energy, non dice NR. Sì, oi oi. No, hai ragione. È un R più americana, sì. Perché è americana e perché sì, comunque sì, non è energy, ma è NRG. Ci sta. NRG, sì. Giusto, è un giusto, pochino giusto. Più... Non lo so, poi non ci metterei la mano sul fuoco. Stiamo però... qui a chiacchierare 2 secondi così prima della partita. No. Quando abbiamo le comp parleremo anche. Assolutamente. È storica la sua voce in molti announcer. Sì. Tra l'altro per la performance di doppiaggio di GLaDOS in Portal 2 ha vinto anche degli award. Iconica. Non ci metterei la mano sul fuoco, ma direi che sia un announcer reale. Mi chiedevo io invece riguardo l'announcer, quando avremo i nomi dei giocatori uno per volta, come secondo me grand final, loser final, e che però durante il lock-in già tutto il playoff ha avuto i nomi dei giocatori a memoria. Cioè, ho visto una compilation di 16 entrate di booster con i nomi dei membri, quindi vista che è diversa cosa, che ragazzi, vi devo chiedere perdono a Walker, ti è arrivato il tuo momento. Momento, Mirror Comps, sì, l'out sì, comp, sì. Mirror Comp, l'out comp, Mirror Comps, ce lo dovevamo aspettare, ce lo dovevamo aspettare. Questo è terreno di caccia. In realtà le prime due mappe sono appunto mappe abbastanza morbide per entrambe le squadre. Poi bisogna capire di nuovo sulla giornata cosa va a capitare. Soprattutto quando si gioca molto di improv, quando si gioca off of each other, come dicono gli analisti americani, quindi molto più con l'improvvisazione, molto più con l'istinto quasi solo QSco, cosa che queste comp ti portano a dover fare, può diventare la partita di chiunque.
Prescando semplicemente il dato, ti posso dire che Perl a memoria è una mappa su cui Energy non sono andati benissimo. Esatto, è un 3-3 di score il loro. Hanno vinto due volte contro i Cloud9, quindi si sono anche un pochino gonfiati, se vogliamo, su una mappa debole dei Cloud9, il win rate. Mentre dal lato dei DRX, la mappa è stata appunto da loro scelta, vanta un 6-1 di score, un rate molto alto. Hanno vinto anche contro avversari illustri quali i T1 per ben due volte. Si sono resi soltanto VaporX su questa mappa. Direi proprio che gli Energy sì, partono con un piede un po' sulla difensiva, poi sicuramente guadagneranno del terreno, però quando si tratterà di scendere in campo su Haven, dove hanno un buon score di 4-2, si sono resi soltanto a Furia e Devil Geniuses. Se presco invece i DRX sulla medesima mappa, lo faccio prima ancora che parta il match, vediamo se ce la faccio. C'è un 3-3 di score, due Lost dai Secret. Team Secret che avete potuto provare a conoscere grazie anche al Lock-in e al Pacific Crashes, degli avversari arrivare. Sono tutti suoi, il founder io, di persona. Sai, ho conosciuto Cyborg Matt di persona al DreamHack, fondatore dei Team Secret. Uno dei team più longevi nel mondo eSport, eh? Sì. Nati su Dota, se ben ricordo. Nati su Dota, sì, durante il The International Dota 2014. Bravo, bravo. Poi sono stati anche su Rainbow Six. Sì, hanno fatto un bel percorso, bello lungo. Quindi ci sta. Energy con Som che prende piazza da Spike. Arriva la Guiding Light, stanno per prendere da dietro. Infatti Crashes inizia a chiudere, devono chiudere su questo giocatore, devono chiudere su Victor. Se chiudono su Victor, allora inizierà a pensare il triplo colpo. RB trova due uccisioni, è un 4v3 con Victor che sta provando a chiuderli. Arriva l'utilizzo anche del Cove, molto buono, intelligenti i giocatori di DRX. Vincono perché questa Spike viene defusata. Parte con il solito ritmo incalzante. Dobbiamo un po' picappare noi dall'EMEA, questo ritmo, perché quando le partite si fanno così sembriamo un pochettino arrancare. Poi col tempo arriva l'ordine, l'organizzazione, il gioco strutturato europeo, però le partenze sono sempre un pochettino claudicanti e può partire l'emorragia di round quando si gioca così fast. Punto dei DRX che comunque controllano in difesa, questa è un'ottima notizia. Si tratta comunque di una mappa che ha dalla sua una storia di mappa fortemente offensiva, quindi anche solo pistola antieco come partenza non sono affatto male. Subito anche Guiding Light per provare a entrare. Queste sono delle ottime Nano Swarm. Mako ringrazia RB, va a prendersi con Mako il round. Tutto super close range, okay. Tutto difficile da eseguire meccanicamente. Hai la roba che ti schizza a schermo a velocità folli, perché sei tutto appiccicato, tutto veloce dietro ai muri. Ci sono le mechanics a fare ordine nel caos più totale che le utilities generano. Qui la partenza è molto buona anche perché trova zero perdite la composizione dei DRX in termini di armi. Se anche perdessero un giocatore, c'è Stax che può prendere la Ghost, ammesso che non sia lo stesso. Pardon, che può prendere il Bulldog al costo della sua Ghost, ammesso che non sia lui stesso ad andare. E no, sono flawless i DRX. Allora, sono flawless. Io non la mando giù questa comp. Serve altro. Quella drone view guardavo... è stata tragicomica. Ma penso io quando mi guardavo Visti America, se vedevo Perl, era il momento più triste della mia giornata. Era l'outcomp sull'outcomp. Ti volevo dire, ieri io ho votato contro i Fnatic, l'ho perso, sono contento perché lì era una win situation. Sei immolato, dai. Sappiamo che quando voti ieri contro è per tutelarli, non è perché gli dai contro davvero. Ieri ho perso tutte e due le prediction, oggi ho perso già la prima, penso che nessuno avrebbe votato per... Era difficile, Regina, io ti dico forse in un momento di follia l'avrei pure messo. Avresti fatto per...
L'avrei Ci fatto sta, ci per sta. proprio perché Se lo fai magari ero grande lì vittoria. gomito con gli altri analyst, dovevo fare il colpaccio, no? Però era non così impossibile, non così impossibile. Io poi in generale con le mie prediction non sono mai starstruck, cioè non è che se una squadra è favorita, la voto sempre comunque. Bellissima Cascade, cade perfettamente nella zona di Flowers, vanno anche a spottare un avversario su Secret, qui hanno esercitato davvero un perfetto controllo. Ci vuole Ardis, ci vuole il migliore degli Ardis per scoperchiare oggi questi DRX e cominciano col piede giusto, anzi giustissimo. Qui però Stax ha fatto un'ottima Guiding Light, non si è fidato di piccarci dietro. E viene Subito punito. finesse al B, dato da Ardis al B che stava, li stava prendendo da dietro. Mette due fuochi. Buzz, l'ultimo rimasto, 1v3. Vogliono dare a Ardis questo compito, davvero? Piazzi da dietro, Comodo. ok. Risposta a parte di Buzz. E Cosa sarebbe Victor successo se Dart. Stax avesse giocato un pochettino più coraggiosamente, ma lì non sbagli mai a piccare, non sbagli mai. È vero che normalmente i corner non sono comodissimi da piccare quando fai pop flash con Sky, perché comunque l'animazione di rilascio del falchetto è un pochino legnosa. Se avete giocato Sky capite cosa intendo, no? Rilasciato il colpo, devi riequipaggiare l'arma e hai quel secondo di riequipaggiamento in cui sei un po' vulnerabile. Ma non dovendo girare corner, sei tu perfettamente in controllo. Come quando uscire, hai un angolo molto più facile da attraversare. E una volta che hai il feedback che la Guiding Light ha accecato, sei in controllo della situazione. Stax non sbaglia mai a piccare, invece rimanendo asserragliato lì, non sfrutta il vantaggio della Guiding Light e sceglie un secondo momento a flash risolto e viene punito da FNS. Peccato perché qui Stax, tra l'altro, aveva anche la sua. Il privilegio di non avere un'arma grossa da perdere, stava giocando in bonus, quindi l'avrei voluto vedere pushare più aggressivamente attraverso Secret. Victor che controlla la main dove si trova Mako. Giocatori dei D-Rex stanno aspettando piano piano il take da parte degli Energy. Anzi, on NRG. Con Buzz che ha già preso una bella parte di mappa. Arriva Killjoy anche con la lockdown proprio perché ha capito che l'attacco arriverà nella zona di Ian. Allora arretrano i giocatori degli Energy pronti a colpire invece su B. Bravi con la comunicazione di Rex, fanno sapere a Zest che non c'è il quadrante di A-Main impegnato e quindi deve per lo più alzare la barricata sulla zona di mid connector. Zest rimane neutro, entra un po' troppo in fretta però qui. Zest, tanto bene ne stavo parlando un istante fa per la pazienza con cui ha tenuto spawn, tanto ne devo parlare male ora che non ha atteso la tenaglia di Buzz o che Arbi lo affiancasse e infatti iniziano a crollare di Rex. È lì l'errore. Leggono bene il movimento, non è sovraesposto al sito di B, si può tranquillamente giocare retake anche con tempi abbastanza brevi, perché doveva veramente aspettare 2 secondi, due d'orologio RB. Il buon Zest che invece è stato impaziente e si è finito invece col dare la prima facile kill, che è la seconda del round in assoluto, e da lì è smontata completamente la corazzata di Rex. Peccato, leggerezza che costa caro. Questo il round e questo è un po' è il brutto dell'out comp, cioè di giocare tutte e due le mirror comp comunque. Tutte le loud secondo me gli fanno capire chi realmente ha una migliore come posso dire, non viene la parola in inglese, non viene la parola in italiano, non viene in tedesco, execution, ecco, l'ho trovata. Chi ha la migliore execution in quel round comunque la porta a casa alla fine. Poi ci stanno i pick comunque a livello meccanico, però se hai l'execution migliore quel round è tuo. Avanzano con un ottimo muro di Arbor. Isola completamente la zona di connector. Qui è in shambles la difesa. Ma non è una cosa giusta, on paper. Però è una posizione già scomodissima quella in cui si trovano, avendo concesso questa zona. Bellissimo execute. A patto che questo terzetto
non si stampi contro il terzetto di DRX schierato preventivamente. Qui l'uno per uno può andare bene. Entrambe le parti riottengono il controllo della situazione. I difensori con la doppia Stax e Baza a portare uccisioni nonostante lo svantaggio d'arsenale. Riescono anche a raccogliere armi. Colpaccio questo di DRX in realtà. Dico che fanno bene sulla carta di DRX, ma resta una situazione molto rischiosa, perché come hai visto, una volta che controllano quel quadrante, gli sbocchi sono tre e sono tutti potenzialmente devastanti. Ti entrano in spawn e c'è un solo giocatore. Riprendono per B-Link, c'è solo la tua Killjoy. Gamblano i tre uomini in art e ci azzeccano qua i difensori nel risolvere questo 3 contro 3. Ne escono comunque molto bene meccanicamente i DRX, che non era comunque facile opporsi al fuoco nemico, non conoscendone la posizione esatta. Non avendo tra l'altro le migliori armi di questo mondo, pare proprio che i D-Rex riescano nel piccolo miracolo di portarsi in vantaggio in una situazione di vantaggio. Non ne avevano. Victor prova a porsi. Non ci pensa il B Mace. Mace, quindi una kill per giocatore. I Rex che vincono questo round, bisogna anche dire, molto bravi nel retake di mid da Sewers. E comunque qui gioco meraviglioso 1-2. Bravi davvero, poco da dire. Wally qui stavi bravi a fare un bel retake e poi a chiudere totalmente. Non era facile uscire da quello spot. Quando sei così costretto a gamblare, lo sa benissimo chi gioca anche solo nell'ambito della solo queue. Il più grave errore che puoi commettere è quello di aspettare davvero fino in fondo che la giocata dell'avversario si concretizzi. Lui sa che tu devi reagire alla sua giocata. Chi reagisce in questo gioco 9 volte su 10 è spacciato. Quindi vale la pena di prendere una piccola iniziativa dalla difesa, invece che giocare semplicemente in hold, ed è quello che hanno fatto molto bene i DRX, andando a prendere tre uomini. Qua forse c'è uno spicchio in cui poteva annidarsi qualcuno, quindi Hardis lo va comunque a pulire. Controllo molto buono questo dell'attacco sul site. Non c'è veramente un angolo comodo da cui arrivare. Non si vede niente, ma non si vede niente. La difesa sta completamente navigando al buio. Crashis è pronto con Hardis, Marco L'Observer trova non sa cosa Somnol, farci vedere. Victor e Crashis sparano, sprayano, cercano di tutto. Alla fine Ines ha utilizzato la sua di Ultimate per far paura. Judge che colpisce e uccide. Rimasti in due. Victor. Riescono nel retake. Riescono? Eh sì. Ci Eh riescono? sì. Sì. Oh! Doppia caster curse. Non c'era scampo per gli Rex. Victorista. Non potevano vincerlo. Una volta che anche tu mi hai dato ragione. Comunque vorrei far notare che Sembrava Victor è cosa arrivato fin fatta. qua, eh. Victor, giocatore. Ah, per me è il migliore in campo. Da quello che ho visto finora per gli Energy, è il migliore degli Energy. Giocatore che passa dall'interpretare una straordinaria sentinella ad essere la race titolare del team con altrettanto successo. Ricordo purtroppo che proprio per mano della Sentinel Diff, se vogliamo identificare quella come ragione principale, ma a mio avviso dovremmo farci un pensiero, i nostri navi sono andati a casa. E la sentinella in questione era proprio Victor. Una sentinella che ha molto volentieri viso aperto, aggressivamente, si fa troppi problemi. E allo stesso tempo una sentinella che sa anche flexare il duelist per andare a colmare le lacune quando c'è bisogno di una raise. E butta male. Butta davvero male questa partenza per i DRX, che hanno un round buono e uno cattivo. Chiaro che non sia una mappa compromessa. Il numero di round è buono. Il numero di round conseguiti è assolutamente buono. Dico butta male perché la mappa da loro scelta è una mappa su cui comunque la loro composizione, vero, non è tagliata perfettamente per l'attacco, ma questo punto è stato completamente regalato. Quello è un 2 contro 1 che devi sempre gestire. Non ti puoi trovare allo scoperto con due giocatori impilati a facilitare il 1v2 avversario. Assolutamente c'è tempo per rimediare. Provano a farlo attraverso un push aggressivissimo nei main. Si accetta lo scontro a fuoco tra le due parti. Qui hanno la meglio gli Energy. Trovano il primo sangue, quello di Buzz, in una situazione in cui sono già sopra d'arsenale.
Mostrano se non altro gli IDRX di voler cercare le soluzioni e di non voler aspettare che siano gli energia a impostare il gioco, che a mio avviso è un modo eccellente di interpretare la difesa di Pearl. Quante volte dietro anche il Rinascimento abbiamo visto le difese succubi dei push a 5, dei late lurk sul mid, dei late lurk su B. Quante volte invece abbiamo visto le difese trionfare proprio attraverso un gioco propositivo. Anche perché se giochi questa comp con Arbor e Viper, non hai grandissime chance di holdare se ti attaccano alla posizione di Sky Harbor. Devi cercare di usare questi strumenti di Sky Harbor offensivamente, trovare la kill e sfoltire le fila degli attaccanti. Vedi Light che trova Mako. Ardis trova un'altra kill. Poi finalmente Mako. I Seekers lo colpiscono, ma è troppo tardi. Precis. Somme ne trova due. Rimasto solo unicamente RB. RB che sta spostando verso backside, dove troverà vicino a lui Somme. Reckoning a disposizione. Vedono la posizione di RB. Quindi ora possono giocare di tag. Ma due kill così? RB. Ora però lo prenderà di lato. No! No! RB! 1v1? Ci sono 10 HP. Finesse può giocare con calma. Distrutto subito in roba allarme. Prova a tenere questa. Era Molly. La stava aspettando. Volpone Finesse. Volpone Finesse. Perfetto angolo. Non si fa attendere la sua Molly. Altro punto. Aggrappati al game, sì, IDRX, ma ti invito di nuovo a riflettere Etru, su cosa sarebbe accaduto se non avessero concesso quell'1v2. Avrebbero fatto un punto in più, avrebbero negato quindi un punto all'avversario, avrebbero avuto economia con cui potevano addirittura trovarsi 5-3 lato difesa. Invece ci troviamo in una situazione diametralmente opposta, perdono, non 5-3, 4-2, e poi questo sarebbe stato up for grabs, sarebbe stato comunque conteso questo round, perché si sarebbe giocato full buy contro full buy. Che dire, i bivi di una partita di Valorant, i Rex vincono quel 2 contro 1, si ipotecano già la vittoria se pensi poi a quanti round bastano le difese per essere soddisfatte, 4? 5 round? E sai già di aver fatto il tuo? Specie con una composizione come quella che stanno pilotando queste due squadre, che ha un'attitudine fortemente offensiva. Poco stopping power, tanto estro creativo richiesto alle difese per funzionare. Spesso, più che giocando passivamente alla ricerca del terreno, dietro alle cascade, dietro alle flash, dietro ai doggos. Sky. Controllo di nuovo del mid che riesce. Seekers che però sventano la minaccia. Ardis. Sta perdendo l'1v1 con le meduse. Reckoning anche disposto subito la Viper Spit di Mako. È finito il Mako tappetino, che Ardis, per forza. Quando ti inceppi così è successo qualcosa con la mano destra. Ma che succede? Perché non. Oh, Az li vede e ne colpisce due così. Poi Arbi su Ardis. Round finito. Anche con la spike a terra. E no, non è a terra, c'è la Crashes però. Salverà, i crediti non ci sono. Arriva anche il quarto punto, quindi se pensi che sono 4-4, nonostante quel passo falso, forse devo rimangiarmi quello che ho detto e fermarmi ad applaudire gli sforzi di Rex. Credo che sia stato un bel risveglio, la partita con i Paper Rex. Credo che si siano resi benissimo conto di quanto abbiano lasciato di intentato, soprattutto durante split. La partita ha avuto due flussi completamente diversi. È stato innanzitutto uno show di mechanics, di gioco iperaggressivo made in Pacific che mi ha fatto innamorare. Però è stata anche una partita in cui per fin troppi round i D-Rex hanno giocato accettando di essere messi all'angolo, accettando di dover appunto reagire all'iniziativa degli avversari. E non c'è cosa più sbagliata, ripeto, a qualsiasi livello che giocare unicamente di reazione a quello che fanno gli avversari. Banalmente se reagisci, specialmente su Valorant, specialmente su Valorant, che ha un movimento molto permissivo, ne parlavamo prima, se accetti di reagire e basta, molto probabilmente non fai uso del fantomatico pick advantage, sei lì a subire, sei lì a trovarti
quasi sempre sopraffatto dal guizzo meccanico avversario. E quello, vabbè, riguarda la mechanic, ed è comunque una grossa fetta del gioco. E poi dobbiamo entrare anche nel merito della discussione tattica, perché se giochi soltanto di reazione e inizi a muovere nella maniera più scontata e banale rispetto a quello che propone l'avversario, è molto più facile per lo stesso avversario poi fare degli adattamenti. Giochi sempre e solo di reazione su A, quando si aspettano che avrai messo una difesa in più, un uomo in più, un utility in più su A, ti attaccheranno su B e via discorrendo. Quindi apprezzo di DRX che stiano già dai primi 8 round di questa prima mappa facendo qualcosa di diverso. Dopo aver giocato aggressivamente su A diverse volte, giocano più passivi on site e quindi non vanno a scontrarsi a fuoco con i tre attaccanti che appunto stanno controllando una porzione di mappa così piccola. Interessante il primo late lurk su mid che vedo dall'inizio della partita. E attenzione al plant che dovrebbe arrivare proprio in direzione da essere controllabile da Art. Ed eccolo qua, infatti, in the open, non dietro alla casettina ma davanti, così che anche Dart possa essere coperto. Dog arriva, viene subito ucciso tramite wallbang, lo stesso Som. Igio ha utilizzato la sua lockdown. Ardis è dentro, ci rimarrà, perché è impossibile che riesca a uscire. Ashes riesce a rimanere all'esterno, provano a diffusare, ci riusciranno. Stavolta non possono farci assolutamente niente i giocatori dei Energy. Round vinto e anche comunque economia sempre più florida. Dunque. Manco qua il guizzo. Mi ho scoperto che quei due caratteri pronunciano Na. Coreano, sono Mi e non è un nickname. Ha scoperto il wallcat di ieri che ha voluto flexare le sue conoscenze dell'alfabeto Hangul, poi dimenticandosi però la propria ignoranza su Valorant, dimenticandosi completamente che quando guardiamo i POV dei giocatori stiamo quindi vedendo il loro client e nel kill feed compaiono come Mi o io, me in italiano. Arriva anche il quinto punto quindi di DRX, che fa ufficialmente un buon alf. Comunque vada, il resto dell'ALF è già un successo questo per i DRX, che vi ricordo non stanno giocando una composizione adatta a difendere, ma una composizione che sacrifica molto della propria attitudine difensiva per avere un attacco, come direbbe Trurian, troppo forte, non interattivo, che taglia completamente fuori l'avversario. Ok, Buzz. Oh, riesce a colpire il primo. Rossa della posizione, infatti vedete ruotare almeno un altro giocatore da A verso B. Ora tutti e due escono e vanno a dare una mano a tutti i compagni, mentre devono arretrare qui. Stackstone, uccisione, poi riesce nella kill Buzz, però a backside ci pensa Zest. 30 secondi alla fine, è rimasto solo Som ed in light che non lo becca, però Zest prima per lui. Sì, ci sono i DRX. Sai cosa inizio invece a temere? Inizio a temere un Energy parte 2 nella serie contro i Fnatic, che non abbiamo commentato insieme, giusto? Perché era sempre nella giornata, no. Nella giornata in cui ho commentato con Jack di Rex Paper Rex, così come Fnatic Energy, e abbiamo assistito ad una bind etru tragica, veramente tragica da parte di Energy, in cui 12 round di default in attacco dei Fnatic non hanno visto la reazione degli Energy. Cioè, tutte le volte l'hold in attacco dei Fnatic vedeva gli Energy correre nei crosshair con zero idee, con zero intenzioni, e si è consumata veramente una delle mappe più brutte che ho visto, semplicemente. Chiaro, siamo contenti di aver visto trionfare i nostri Fnatic, ma per qualità del gioco c'era ben poco che essere soddisfatti da tifosi del buon Valorant. Quindi auguro che non si finisca in uno scenario come questo, con gli Energy uninspired che subiscono soltanto. Ardis non vuole subire, si prende questo volo attraverso l'A-site, trovando poi la connessione con Mako in dugout. Va bene Arby a muoversi, non rimane intrappolato tra Nanoswarm e Lockdown. Si lavora ora in 4 attaccanti contro 3 difensori. Force degli Energy.
Wow, sono due per Arby. Arby. Arma presa, finesse da back. Rimasto solo lui. Piano, 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 non riesce. Vince sì il fight, però poi Buzz ci mette la prova alla fine su questo round, vincendolo 1v1, mentre il suo compagno andava a diffusare. Facile, facile. Ok. Ok, adesso bisogna anche capire che qui l'investimento non è stato da poco per gli attaccanti, che hanno mettato un'arma, hanno preso Stingers. Non ricordo se fosse half-buy o forzatura vera e propria, ora che ci penso. Dato per scontato lo fosse, non fermandomi a guardare i crediti. Errore che alle 8 del mattino mi perdonerete, dopo aver castato già 3 ore. No, era semplicemente un half-buy, ok? Quelle Stinger erano perfettamente in linea con la possibilità di acquistare in questo ultimo round dell'half. Quindi fuoco alle polveri anche stavolta, energy che non si fanno attendere, hanno anche già datato il setup di RB portandolo direttamente nell'A side, ci sono le due sentinelle che fanno una gran lettura qui di Rex. Con il Reckoning in attacco di Som è molto probabile vogliono fare un 5 man fast e lo trovano, c'è però retake. Benvenuti nel suo mondo, nel mondo di Viper, quella finesse però Mako ha deciso che la violenza fosse la risposta. E ora qui i nanoswarm vengono attivate per provare a bloccare gli avversari. E ne hai visto il primo, il fight vinto da Victor Stax su Victor. Rimasto solo finesse, uno, only due. Stax però lo chiude. Pesantino, pesantino questo verdetto per l'Alf. Pesantino questo verdetto per l'Alf. Penso che l'ultima volta che assieme abbiamo commentato una perla vinta in difesa a questo modo, era forse anche il più drastico risultato. Quello che penso è il più drastico risultato che abbiamo commentato insieme su Perl in generale, che è stato in split 1 il 13-1 che i Clash hanno rifilato ai WLG. Ed erano partiti da un attacco, però ho detto in quel caso. Erano partiti da un 11-1 in attacco. Un po' diverso dal partire vincente in difesa. Sì, direi che possiamo tranquillamente dar per buona l'interpretazione che gli Energy sono in affanno. In affanno, non creano, non hanno la voglia, lo stimolo a cambiare radicalmente piano. E però intraprendere questo piano differente con grande intensità. Se cambiano piano ci vanno molli, ci vanno disillusi, ci vanno un po' perdenti in partenza, come nelle rarissime occasioni in cui appunto contro i nostri Fnatic, per cambiare rispetto al tema del blitz aggressivo dalla difesa su bind, hanno provato a giocare degli hold, hanno provato a giocare delle combinazioni in tenuta. Non è mai andato bene un singolo round in quella mappa, è stato un assolo dei Fnatic. Quest'oggi con l'eliminazione in palio l'ultima cosa che vorrei è vedere gli Energy arrendevoli. Speriamo che riescano a giocare meglio il site difensivo, perché Perl è una mappa molto forte per i DRX. Seconda mappa che dovremo vedere è Haven, scelta di Energy. Haven dove gli Energy hanno il 71% di win rate, vinto contro i Cloud9. È anche qui, sto riguardando anche i risultati di Haven e dico: Camine, rischi tanto, perché l'ultima volta giocata la V persa contro Evil Geniuses in lower final. Non lo so, vediamo, perché anche qui secondo me gli Energy si sono messi in un probabile tunnel. Vedremo se sarà un tunnel che vedrà la luce oppure no. 8-4 comunque, ripartiamo dopo questo half. Come vedete di Rex hanno vinto 1, 2, 3, 4, 5 round di fila. Davvero facendo scuola questa
Loud Comp, e francamente non mi sarei aspettato degli energy così, così in affanno. Visto che la composizione è giocata, anzi giocatissima, in quel del VCT Americas, il campionato domestico. Qui gli energy hanno raccolto il secondo posto, il secondo seed. Victor viene un po' ignorato dal nostro observer, ma era pronto ad accogliere Buzz in quel di Secret. Quando un'uccisione importantissima che costituisce la parità. Energia all'assalto dalle retrovie con Crashes che scambia almeno uno per uno. Un RB. Molly molto lunga che consente comunque l'attraversamento a Zest. Possono metterci il crosshair. Finespero regge assieme a Victor. E Troppo anche con tardi. Somi impegnato al defuse riescono nel punto. Decide di non morire lo stesso giocatore. Comunque la sua economia non sarebbe stata così messa male rispetto a quella dei suoi compagni. Albi, che pick. Guardi, se infatti è tipo lì come dire, ma come? Come fa a capire dove sono? Oltre istinto, game sense, chiamalo un po' come vuoi. Pensare che ci sono centinaia d'ore a scrimmare una moltitudine di team. Arrivi a conoscere a menadito la mappa, arrivi a conoscere a menadito il ventaglio di opzioni dei tuoi avversari, i positioning che possono assumere. Un pochino sottotono dal punto di vista del gameplay per ora, il quintetto dei DRX. Può anche stare che non li vediamo prendersi delle giocate da highlight nel momento in cui stanno già controllando dalla difesa. Ho soltanto visto il pistol per l'attacco, poi non dobbiamo prendere sotto gamba perché quanto visto ieri era quanto di più meccanicamente intenso che potessero dedicare. Paperrex e DRX, qui avanzata di Somm, Stinger in mano la doppia. Ardis difende bene il pillar. Molto bravi qui i giocatori di energia a provare la vittoria del round, soprattutto grazie a questo push che porta gli Rex a ruotare dall'altra parte, dove Ardis li aspetta con le braccia apertissime. Vediamo Fines che continua a parlare con il proprio team. Lui, l'IGL, deve dare una svolta. I Rex che hanno il full buy dall'altra parte, gli NRG andranno a giocare con il loro bonus. Che presenta una buona chance di portarla a casa. C'è stato un acquisto che ha portato Ardis a giocarsela con pochissimi crediti al round futuro. La speranza di aggiudicarsi gli orb che lo porterebbero sulla Bladestorm, probabilmente. Avanzata composta dei DRX che non bruciano le tappe. C'è già la rotazione preventiva di Somm. Devo dire, casca bene. Uno swarm e muro innalzati, che vuol dire che l'attacco deve ripensare le proprie opzioni. Lurk in ritardo sul mid, punto nevralgico dell'attacco. Vediamo come va a risolversi questo Lurk A2 di Mako e RB. Che stanno giocando molto più passivi, se non fosse che RB inizia a controllare. Sono lì vicino. Ardis prova a pushare. La scelta potrebbe essere quella vincente, anche perché fare velocemente la prima kill sarebbe importantissima. Invece non riesce il fight, non riesce a sparare al nemico. Quindi risultato di 0-0. L'RB crashes, trova l'uccisione. Subito con la stinger della corta distanza ne trovo un altro. Ora qui il terzo per Crashes. Può cercare anche la entrare. C'è comunque la Hittite che aiuta. Zest va a difendersi. C'è il ping da parte dei giocatori. Rimasto solo Stax. Prova a entrare, trova un'altra uccisione. Prova a uscire. C'è subito Finesse. Sorrisino raro per Crashes, figurati se sorride Finesse. Glaciale, severo. Punto che sposta effettivamente un pochino gli equilibri. Ora vediamo
Rex stanno anche conducendo, a mio avviso, in modo un po' troppo morbido i round. Invece adesso che sono all'attacco vorrei vederli un pochettino più intraprendenti. Invece concedere anche la vittoria in bonus agli avversari e stanno comprando il comprabile di Rex. Quindi occhio anche al pericolo eco round futuro. 5 fast, c'è secondo me un pertugio. Tanti dei colpi aveva direzionato Ardis sulla silhouette di Buzz sono andati in realtà alti. Per fortuna del duelist dei DRX, sembrava veramente kill fatta. Direi che parte di Finesse la mole era lunga, infatti non capisco perché si siano fermati, potevano attraversare e prendere in controtempo i difensori che invece adesso sono 4 sul site, mura innalzate. Si gioca nel caos. Stax, ottimo swing. Poi Ardis però risponde su Zest, la spike sta già messa online, mentre viene utilizzata Lockdown il Judge non riesce a colpire, Buzz non va a uccidere Crashes. Qui devono aspettare i giocatori di Energy con Victor che ha ancora il backside, Molly pronta e ben piazzata. Pronti i giocatori di D-Rex a utilizzare i post plant, le loro line ups. Ardis trova un'uccisione e poi in attesa ci pensano Stax e RB. Ancora Stax, round vinto. Ok. L'espressione di Stax e poi il rapido spostamento di camera su Crashes che soltanto un round fa se la sorrideva beato. È il perfetto riassunto di questo round. Tornano a ruggire gli Rex. Condotta di questo scontro a fuoco sul pillar, veramente ispirato di Stax. Attenzione a non sottovalutare gli Energy che si sono comunque dimostrati vigili e che infatti dopo un hold fallito partono all'attacco, manca però il tasto destro Ardis E e qui, c'è il e qui, triplo uomo di Asa. vantaggio, tripla Anche kill, doppio Seeker. uomo di vantaggio. Iniziamo a vedere i Seeker che vanno a prendersi anche gran parte. Vede posizione di Finesse. Iniziano a gridare Ace. Ci sta, ci sta. È pronto Victor. Lo vede Victor e lo mette al tappeto. La folla è triste. Di disappunto da parte dei tifosi. Ace negato a base, ma poco importa. Quel che importa è aver portato il round 10 alla causa dei DRX. Con tra l'altro gli energy che non saranno in grado di comprare. Victor può comprare. Ardis può comprare. In realtà volesse fare un half-buy in compagnia della sua sentinella. Però sarebbe comunque poca roba rispetto all'arsenale completo che possono schierare i DRX nel round 18. Computo delle ulti che tra l'altro vede Victor vicino alla lockdown. Si può anche pensare di giocare per retake come disincentivo alla presa di un orb. Gli Rex potrebbero giocare sparpagliati per la mappa, giocare default, tutelare gli orb, appunto scongiurare il pericolo che gli energy concedano un site per prendere orb dall'altro, andando poi a fare retake sul sito dove viene piazzata la spike. Di theory crafting on the fly, che sono assolutamente possibilità per il round 18. Stanno venendo contemplate dalle due squadre. Timeout? Ok, ci sta. Si parte Ovviamente energy è questo d'accordo con me il round. coach che c'è tanto theory craft da fare sul round futuro e quindi si prende un po' di tempo. Possono decidere come giocare e come portare a casa questo round che è importante. E quando vedi a due round la vittoria, gli Rex potrebbero già iniziare a pregustare qualcosa di più. Tanto Finesse e deve assolutamente trovare una chiave di volta con Victor. Ardis potrebbe essere il piede di porco, ma c'è bisogno che ci sia il miglior Ardis ora in questi ultimi round.
17, quindi come dicevamo, con gli energy Neko, computo delle ulti, e potrebbe vedere il blitz, infatti c'è, è come se c'è il blitz, in 4 per offrire l'orb a Victor, scelta assolutamente ragionevole, perché anche se concedi B-Sight, l'ulti che hai preso è proprio perfetta per giocare retake. Coach che conviene. C'è tempo per discutere l'execute di questo round. 5 fast ora. Molto leggibile la manovra degli Rex in reazione al push su A. Prediscono B. Non riescono però a plantare in sicurezza. Si planta avviene, ma sono completamente attorniati. Sì. Round è perso. Round perso. E qui proverà probabilmente a Mi salvare piace. Lo stesso RB. Mi piace questa soluzione dei Rex perché va perfettamente a giocare dentro al plan degli energy di fare un blitz per guadagnare l'orb. Non era detto che ci fosse quello. Chiaramente sei sempre in mind games, eh? Non sai per certo che quel timeout sia stato chiamato per l'orb play. Anzi, il fatto che arrivi un timeout prima, paradossalmente, può aggiungere difficoltà nell'interpretazione. Perché magari il coach ha voluto proprio impedire che i giocatori andassero in autopilot su una presa di orb. Gli ha proposto una finta del tipo, ok, non andiamo invece per l'orb su A main, come è prevedibile che faremo, o su B lungo, andiamo a prenderci un controllo passivo, perché gli avversari faranno altrettanto in reazione al fatto che blizzeremo, quindi gli facciamo solo perdere tempo. Sono tanti i mindgames che possono scaturirne. Diciamo che i DRX, infilandosi così in un 5 dentro, hanno, nel migliore dei casi, trovato sito, ma poi dovevano giocare contro retake di ulti di Killjoy. Nel peggiore dei casi si trovavano a fare scontro a fuoco su B, e potevano essere travolti dalla difesa. Quindi poco creativi, DRX qui subiscono una buona intenzione degli energy. E ora Mako piano piano sta provando mettere sempre più pressione insieme al suo muro, insieme a lui c'è Stax che va a prendersi un orb, e con Ing sempre più vicini. Zest, vediamo dall'altra parte in attesa, pronto ad entrare con Light Tide. Zato, nessuno può vedere anche la cascade, oltre al danno anche una possibile beffa in attesa Victor di utilizzare la sua lockdown per andare a bloccare il take dei nemici. Infatti subito, prima che possano pensare la spike, fa comunque Zest senza aver paura anche il Reckoning per rallentare il retake. Reckoning, sì, dà una mano ai DRX per riposizionarsi al sicuro. Attraversamento pericolosissimo di Stax, che viene anche rivelato da un Seeker. Gioca qui in una posizione molto scomoda e si espone. Oh, comunque la meglio da cieco. Bello qui, fortuito. Vince Zest un fight. Zest. 4 HP. No! Ha giustamente provato a cercare il defuser, sì. Davvero 5-head questa iniziativa, ma non connettono i colpi. Che fatica, che fatica. Stax lì non aveva nessun business di riuscire nel duello in backside. Andata pure bene ai DRX da questo punto di vista. Energy che l'hanno giocata molto molto bene, a mio avviso. La copertura aggressiva di Crashes. Impedire l'ultimo avversario sopravvissuto di interrompere il defuse, quindi di portare a casa il round. 19 vuole anche dire che l'economia sta stare un po' stretta ai DRX. Ok, però con Buzz, con Bladestorm, può comprare per un alleato e accontentarsi dei suoi kunai. Timeout di Rex. I Rex devono chiamare il timeout anche perché gli RNG, random number generator, quello è un po' più per un gioco di figurine, come piacerebbe dire a Wolcat. Ma gli energy hanno preso e hanno ripreso una partita che sembrava essere in cattive acque. Non aver completamente mollato sull'attacco, batti le ciglia e lo stesso sta accadendo a parti invertite. Molto strano, davvero davvero molto strano. Beh, se non altro è un'altra piccola grande conferma che questo tipo di composizione
Fallout Comp mette il tutto un po' su un piano di lanci di monetina. Tu sei in attacco, che tu sei in difesa, sei costretto a giocare contact, sei costretto a giocare con le mechanics, un turbinio di utilities che tolgono visione, saltano un po' tutti gli schemi. Questo tendenzialmente giova l'attacco, certo, ma anche la difesa. Se è brava a variare il colpo tra round un pochino più aggressivi e round di hold passivo, si può mettere in difficoltà l'attacco benissimo, si può addirittura arrivare a vincere degli alf di difesa. Attenzione al orb preso, mette un po' più vicini gli Rex Eye Seekers. Mako, Viper Speed, 4 orb per lockdown di RB. Buzz già con la Bladestorm come sua unica arma. Orb preso da Crashes, coperto da una guardia altissima di Ardis. Giocano compatti, giocano con una prima linea di tiro molto alta che fa da drone umano. Ardis poi in updraft svuota tutto il kit della sua jet pur di riguadagnare sight al sicuro. Fa un gran bene perché ha rivelato l'info, ha già anche stuzzicato Buzz ad andare in Bladestorm, non che ci fosse dubbi che l'avrebbe dovuta giocare. Quindi con 36 secondi left ancora non si vede la fine di questo execute. Tanto che spostano Spike. No, ok. Stavano per pensare forse una rotazione, ma all'ultimo. Mako, ottimo lurk. Questo apre tantissimo la mappa. Devono andare veloci 3 contro 1. Adesso on site. Trovano ora in questo momento. Bellissimo. Non trova né uno né l'altro. Energy, però trovano due uccisioni. Risultate di un 3v3. Devono provare ora di andare a pezzare la Spike. Devono riuscire anche. Mentre il giocatore di DRX Buzz inizia a prendere controllo di Blink. Di Buzz, grazie a Stax, sa di dover tenere il crosshair su B-Link. Swing veloce di Crashes, non si fa sorprendere da due colpi d'operator. Vuole tanto tempo perché Buzz chiude la kill, ma la kill arriva inevitabilmente. 2 contro 2. 2 contro 2 con Finesse che viene colpito. Guiding Light aiuta per spostare la posizione di Finesse. Finesse che prova ad aggredire uno. Arriva almeno a metà! Nesti! GGVP. Sono due, spezza completamente il mood dei DRX. Un round del genere ci vorrebbe il timeout. Però a un passo dal punto... 1-2 non lascia scampo. Io non ho più parole per questi energy. Sembrano sempre spacciati. Non ricordo una loro partita in cui non li dessimo per spacciati e poi si è arrivati in realtà molto pericolosi. È un po' la loro cifra. Parlando anche con Jack, parlavamo degli energy in forma diesel. Alla faccia del diesel sembrano veramente arrivare completamente arresi sulle battute finali del game, ed è poi lì che tutto si riapre. Ora, anche se si trovano a dover giocare in difesa, che su Perla è il lato più scomodo in cui trovarsi, sembrano star provando successo. Tra commitment della ulti, ok. Beh, d'altronde, con il setup di Killjoy dall'altra parte e Viper Speed qua, non rimangono molte opzioni all'attacco. Noi sappiamo che dovessero prendere Connector, avrebbero territorio sgombro per andare a cercare dalle retrovie un execute sul site. Si fanno giustamente però qualche problema in più di RX che non hanno il dono dell'onniscienza come noi. Som con l'operator. Riesce a colpire, riesce a far male, mentre RB con Mako. Muoversi, Som. Bismo meraviglioso da parte sua. Ora B a spostarsi, andrà a cercare gli avversari e proverà a passare la spike. Probabilmente entra dentro Viper Speed. Ok, tutti setup per difenderti dalla Viper Speed. Però ora inizia ad arrivare sia Som che Victor pronti a colpirlo. 3v1. Era toccato dallo status vulnerabile RB.
Non è facile. Porti a casa questo punto. Lunga. Non dirmi che non leggono dugout. Beh, di no. E invece leggono, sì. Ok. Taglia la torta, Som. Prima largo verso Secret, accanto alla smoke. Poi più stretto in dugout pieno. Trova il quarto colpo vincente del round. Del duo core della formazione. Super longevi nella scena di Valorant, Som ed FNS. Roller con l'operator alla mano. Non si vede tutti i giorni, ma porta gran bene. Energie che vanno addirittura a sorpassare. Mai si fanno prendere dall'emozione. Nel bene e nel male, le energie. Questa è la grande virtù. Li possiamo riconoscere. Se riescono in tutti questi comeback, se riescono a non abbattersi per parziali davvero devastanti subiti, è anche perché prendono con la giusta filosofia di trovarsi avanti. Ora qui Parlava anche energy. Sadak, mi pare. Ne parlava Sadak nel video introduttivo. Il fatto che si debba sempre cercare un po' una linea mediana, sullo stato emotivo di un giocatore competitivo. Bisogna esaltarsi troppo per le vittorie, non bisogna battersi troppo per le sconfitte. Gli Energy da questo punto di vista incarnano perfettamente quella filosofia. Reckoning si va dentro. Va dentro anche con il Doggo per controllare la zona. Arriva la Molly, però no, non da colpire nessuno. Prova Ardis a colpire con l'Operator. Vede ora arrivare il Reckoning di risposta insieme anche ai Seekers. Ines trova l'uccisione, prova ad andare a colpire. Sono due kill. Buzz ne trova una, ma non la seconda. Rimasto solo Mako con la sua ultimate. Proverà forse a rientrare in questo momento. Ed eccolo lì, proprio là dentro. A tenere la posizione, il giocatore vuole lasciarli senza una vera e propria idea di dove si trova. Entra dentro la sua di ultimate, sta aspettando. Arrivano le smoke, provano a defusare, continuano a controllare e alla fine crashes con uno spray fortunato. Trova il round. Ghiaccio, espressioni di tutti e 10, una partita che sembrava 20 minuti fa già scritta, Etru. Anche i toni del mio casting, lo confesso, erano quelli di chi non vedeva in questi energy la squadra promettente del group stage, ma quella arrendevole dello scontro con i Fnatic. E invece ora si trovano a match point, due match point validi. Anche Lockdown di RB, perfetta per sgomberare un sito e guadagnare facilmente il sito stesso, andare a prendere spazio in post plant. Giocano con un'ottima ripartizione delle risorse e di energia. Addirittura hanno controllo sul mid, forse per la prima volta nell'ALF. Concedevano molto volentieri questi late lurk a Mako e RB, che però non andavano a parare da nessuna parte finché la difesa on site era puntuale. Qui, posizione di Ness neutra tra B-Link e Sito. Si torna in Sito nel momento in cui avanzano i tre dei DRX su B-Lungo. Occhio alla tenaglia, però. Li hanno visti. Li hanno visti, sono ben attenti a non essere chiusi a tenaglia. Gli Energy che riprendono posizione in site, tutti vicini, concedendo al quintetto dei DRX di guadagnare site. Hightide a forma di U per controllare una buona parte di mappa. Vanno a piazzare la Spike. Victor Next ci riuscirà. Spike è piazzata. Ricordiamolo, in questo momento sono state utilizzate tutte le ultimate a disposizione. Mako era un precedente RB. In questo Ardis si rimette con in mano i suoi kunai, pronti a piccare, pronti a fare del male. Ci sono in posizione i vari ping. Ovviamente potrebbero pensare anche di salvare, ma è arrivato il momento di colpire la serie di kill da parte dei DRX. Ok. Victor, manca uno. Devono andare. Stax può Inizia a tenere. sticcarlo, sì. Stax può tenere le due Stax. kill. Non è metà. Victor non ci Non è riuscirà metà. però a vincere il round. Si è anche sbagliata la produzione internazionale, se consentite. Partita la musichetta, ma no. Il tempo Victor non ce l'ha per il defuse. Stax fa un'ottima ultima difesa. I secondi finali dell'esplosione della Spike. Comunque,
davvero una grandissima pulizia da parte di Energy nel retake. Non hanno mai esitato nel prendere spazio, forse anche un po' in modo caotico, in modo un po' sparpagliato, off sync, ma che importa, anche guadagni side, trovi le kill, hai ragione tu. Però un match point annullato però dai DRX, che continuano ovviamente a avere armi, così come le hanno gli Energy. Si può giocare di retake con la ulti di Victor. Lo puoi fare. Dall'altra parte di Ultimate ne manca una Stax. Orb. Giocano alti invece gli Energy su B. E d'altronde vedi unica ulti la di Killjoy da attaccante. Ti aspetti di poter giocare contro il retake. Ed effettivamente prendendo in mid puoi fare quello che dicevo prima. Pianti per A, short completamente all'aperto, così che puoi controllare la spike da A main, da short, e se possibile a questo punto Mako si dovrebbe staccare e giocare più sul connector per impedire che anche da lì si infilino i difensori. Effettivamente lo fanno allo stesso modo, ma con Stax che controlla art short, Mako che guarda più verso il centro della mappa. Ben ripartiti in post-plant qui di Rex. Subito utilizzato anche la lockdown da parte di Victor mentre si controlla al di là di Amain, dove si trovano due giocatori. Verranno a lanciare anche la molly, inizierà insomma a defusare, meno a far paura. Arriva a metà il giocatore, potrebbe provare a continuare. Buzz, Mako sono lì in posizione. Arriva la Gadin Light, provano a continuare, una kill, una serie di kill da parte di Energy. Rimasto solo Stax, RB, ultimo rimasto, 1v1 contro Ardis, no. Chi avrà la meglio? No. Ardis! Che troll gigantesco di DRX. Non ditelo a J-Jack, speriamo che stia ancora dormendo. Spoiler no. Quanto di buono hanno fatto in difesa. Con un alfa 8-4. Tanto hanno sperperato in attacco. Il completo reverse di quello che sono stati i DRX di ieri. Partiti male, finito alla grande, per quanto poi sia stato un 2-0 dei Paper Rex, almeno si è giocato. Qui l'esatto contrario. Partenza a strappo, Energy completamente arrendevoli. Sembravano gli stessi Energy che hanno concesso tutto ai Fnatic nel 2-0 che ha visto trionfare il nostro secondo seed. Qui gli episodi e anche però la cattiva gestione dell'attacco a tutto tondo, c'è poco da salvare di questo half da parte della squadra coreana. Bisogna dire che però gli Energy hanno avuto un ottimo modo di giocare alcuni round, sono stati bravissimi a crederci, a giocare le situazioni di 1v2 e giocare nelle posizioni più forti. Mentre bene anche tu, i DRX hanno perso alcune economie, alcuni modi di giocare. Questo pick di Buzz è stato fenomenale, davvero. Alcune pick che non ti raccapezzi come. Non ti raccapezzi niente come. Non pensavo di poter dire di un team occidentale in generale che vedessi la composure dei giocatori coreani di LOL. Ma questi Energy ci vanno molto vicino, davvero. Pazzeschi. Hanno preso una partita difficilissima e ribaltatola completamente. Victor ovviamente è l'MVP. Victor, che torneo che sta facendo Victor? Veramente non... Non è solo sentinella peraltro per il team, quindi dovete anche pensare che non ha il 100% dei suoi game a poter limit testare i tempi di lurk, limit testare i tempi in cui rimanere a pattuglia di un site, ma è costretto anche poi a cambiare diametralmente game plan quando viene schierato sulla raise, eppure rende alla stragrande in entrambi i ruoli. Victor, altra mention per un possibile all-star team del Tokyo Masters, veramente gran performance la sua finora. Noi ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo. Map 2 Haven sta arrivando. Tra poco.